Bentrovati con la seconda parte del nostro TG. I prodotti sardi DOP e IGP valgono 482 milioni di euro, ma l'Unione Europea li sta mettendo all'angolo con scelte che vanno dall'introduzione di derivati degli insetti negli alimenti all'etichettatura col sistema del semaforo. È l'accusa di Confartigianato Sardegna che chiede l'intervento di Regione e Governo. Sentiamo. Confartigianato Sardegna dice no ai cosiddetti novel food, ovvero i nuovi ingredienti alimentari che non fanno parte della tradizione culinaria occidentale. Tra questi sono già stati ammessi dall'Unione Europea le larve del verme della farina, le locuste e da ultimi i grilli. Bruxelles infatti ha approvato l'utilizzo della polvere derivante dagli insetti in vari alimenti, tra cui pane, cracker e salse. Decisione sconcertante per gli alimentaristi di Confartigianato che la ritengono lesiva degli interessi di agricoltori e artigiani del cibo. Locuste contro il pecorino sardo o la salsiccia di maiale? Non solo. Tra gli scontri alimentari all'orizzonte, anche quelli relativi alla carne sintetica, all'etichetta nuoce gravemente alla salute sul vino, all'utilizzo del semaforo alimentare, un sistema che secondo Confartigianato danneggia le esportazioni dei prodotti tipici di qualità, formaggi, prosciutti, dolci e olio che vengono marchiati con un bollino rosso. Siamo molto preoccupati anche perché il nostro centro studi di Confartigianato ha rilevato che solamente 41 prodotti IGP e DOP in Sardegna rappresentano un fatturato di 500 milioni di euro, mettendo la Sardegna al settimo posto in Italia per prodotti certificati. Quindi vorremmo che sia il governo regionale che il governo nazionale si impongano nel Unione Europea per cercare di avere produzioni tipiche che vadano verso la certificazione di qualità piuttosto che inserire all'interno dei nostri piatti delle novel food come vengono detti. E sempre a proposito di insetti, ma questa volta come vera e propria piaga che affligge la nostra isola, torna la paura per l'invasione delle cavallette in Ogliastra, dove negli ultimi anni sono stati distrutti migliaia di ettari di terreni. La prevenzione in questi casi è fondamentale, ma la Coldiretti denuncia che sul problema ancora tutto tace. Sentiamo Marzia Diana da UTG. Contro le cavallette tutto tace e la paura per una nuova invasione nel centro della Sardegna torna a farsi sentire. È la Coldiretti Nuoro Ogliastra a far riaccendere i riflettori sull'annoso problema che affligge le campagne dell'isola, lì dove gli insetti hanno fatto terra bruciata ormai dal 2019. Prima 20.000, poi 50.000 ettari distrutti, con un numero sempre maggiore di aziende agricole coinvolte. Secondo la comunità scientifica, le azioni più efficaci nella lotta alle cavallette sono tre: aratura dei campi, disinfestazione delle aree focolaio e utilizzo dell'insetto predatore Milabris variabilis. La prevenzione però in questi casi è fondamentale ed è anche il motivo della protesta che è esplosa nell'ultima grossa invasione. Fra poco meno di due mesi, avverte la Coldiretti, cominceranno a schiudersi le uova e al momento, denunciano, non abbiamo notizie della messa in sicurezza della lotta integrata per debellare o almeno limitare questo fenomeno. La stessa lotta che era stata annunciata a più riprese lo scorso anno dopo la devastazione dei terreni e la grave perdita delle aziende e dei singoli agricoltori. Secondo Coldiretti stiamo assistendo a un film già visto. Finito il ciclo biologico delle cavallette scompare il problema per riparlarne poi l'anno successivo quando la situazione è già compromessa. Gli agricoltori denunciano in particolare poca comunicazione e il mancato coinvolgimento nelle decisioni. Intanto però lo sfruttamento intensivo dei terreni, cambiamenti climatici e anni di mancati controlli delle campagne hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo degli insetti. Nell'ultima devastazione 30.000 ettari di campi sono andati distrutti in Sardegna e per evitare un'altra invasione quest'anno il tempo è contato. Un gesto ignobile, la dimostrazione di totale mancanza di civiltà e di rispetto. Sono le parole del sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, nel dare la notizia che la statua di Grazia Deledda in Corso Garibaldi è stata imbrattata di vernice dai ignoti teppisti. Lo sfregio, continua il primo cittadino, è stato compiuto non solo su un'opera che rende onore alla nostra concittadina premio Nobel, ma per il suo valore simbolico verso l'intera città. Ripristineremo al più presto l'opera rovinata, ma resta tanto sdegno e l'amarezza per un atto che offende tutti i cittadini.
A Olbia sarà prorogato per un massimo di altri 6 mesi il servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani a favore della Devizia Transfer per un importo che supera gli 8 milioni di euro. Il servizio di Gian Domenico Mele. Il Comune di Olbia ha assunto l'impegno di spesa per la proroga del servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei confronti della società Devizia Transfer per il periodo massimo di 6 mesi a decorrere dallo scorso 1 gennaio e fino al prossimo 30 giugno per una cifra complessiva e cautelativa di 8.322.000 euro. Il valore del servizio, tuttavia, in ottemperanza a quanto stabilito nei contratti espressamente richiamati, potrà essere definito in modo compiuto non appena verranno pubblicati gli indici Istat relativi al mese di dicembre 2022, al quale dovrà essere adeguato l'importo dell'ultimo canone base annuale per il medesimo servizio. Il Comune di Olbia ha infatti deciso di prorogare l'affidamento dei servizi di igiene urbana alla ditta Devizia Transfer SPA per il periodo compreso dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, in attesa di definire l'affidamento del nuovo contratto di appalto. Una soluzione in via temporanea ed urgente al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili problematiche di natura ambientale ed igienico-sanitaria. L'affidamento in proroga del servizio potrebbe anche avere una durata inferiore, laddove le procedure di individuazione del nuovo soggetto economico e la data di inizio del servizio da parte dello stesso risultante affidatario dalle suddette operazioni di gara dovessero definirsi prima della data del 30 giugno 2023. Eletti 89 delegati nel corso dell'assemblea congressuale di Lega Coop organizzata a Cagliari in vista del 13° congresso regionale che si terrà il 17 febbraio. Sono 280 le cooperative sarde attive a Cagliari che si basano sull'equilibrio sociale, economico e ambientale. Federica Portoghese. Le realtà cooperative verso un'unica linea comune, quella dello sviluppo sostenibile, si è tenuta a Cagliari l'assemblea congressuale di Lega Coop Cagliari, dove sono stati eletti 89 delegati, in preparazione al 13° congresso regionale che si terrà il 17 febbraio, un resoconto dell'attività svolta negli ultimi 4 anni, periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dai rincari energetici che hanno messo a dura prova le coop. Nel capoluogo sardo sono 280 le cooperative sarde attive con 26.000 soci. Gli obiettivi di Lega Coop di quest'anno sono ben chiari. Accompagneremo le nostre cooperative e aziende in quella transizione di sostenibilità che il mondo cooperativo ci sta richiedendo. Quindi fondamentalmente proveremo a mettere in campo tutti quei progetti e tutte quelle indicazioni che serviranno per fare ancora più forte la cooperazione nel nostro territorio. Mettere insieme i settori del mondo cooperativo, dal sociale, alimentare e pesca al turismo, nel rispetto dell'equilibrio sociale, economico e ambientale. Punti cardine dell'Agenda 2030, nonché principi solidi su cui le cooperative basano le proprie attività. Sul tema più caldo, la manovra finanziaria, il presidente regionale di Lega Coop, Claudio Azzori, ha espresso il suo disappunto. La finanziaria non è in linea con la strategia regionale dello sviluppo sostenibile e quindi è stata fatta ancora una volta con le misure funzionali alle misure settoriali o alle emergenze esistenti. Detto questo, nel nostro campo, sul campo della cooperazione, tutte le misure per il mondo della cooperazione, dal sociale, le culturali, le turistiche, sono state tutte misure aumentate e quindi per la prima volta viene premiata la cooperazione per quello che ha dato in questi anni. Ancora una piccola interruzione pubblicitaria, ci troviamo subito dopo con l'ultima parte del TG per parlare di eventi e sport.